Ciao a tutti e benvenuti sul canale in questo nuovo video. Non vi sto per dire che cambio lo stile del canale e diventerà un canale di coppia. Tranquilli, rimarrà sempre il solito disagiato canale in cui parlo io, ma in questo video praticamente vi racconteremo la nostra esperienza di vivere in un borgo appenninico alle pendici del Prato Magno, al confine con il Parco delle Foreste Casentinesi. Ovviamente vi farò vedere sempre immagini che parlano di biodiversità e di paesaggio, ma diciamo con un risvolto un po' più personale. Chi segue il canale sa che Arianna sta facendo un dottorato di ricerca nel Parco delle Foreste Casentinesi. Quindi dicevo che sta facendo questo dottorato di ricerca e quindi nel 2019 abbiamo preso una casa in questo borgo appenninico che si chiama Prato di Strada e quando abbiamo preso casa ci siamo subito accorti che c'era un fiume vicino, ma non ci avevamo dato tanto peso, o meglio io mi ero un po' impanicato sul fatto che faceva un po' rumore e quindi, siccome sono un po' fobico per i rumori, pensavo che mi poteva dare molto fastidio. Invece in realtà non è stato così, ma quando ci siamo trasferiti io praticamente stavo pensando alla pubblicazione del mio primo libro fotografico e quindi non ho dato molto peso alle aree naturali che stavano vicino a noi, e Arianna si è accollata quasi tutto il trasloco e per questo ancora la ringrazio, anche se in realtà i geni della madre si sono espressi e ha dovuto pulire casa benissimo. Ciao Benedetta. Quindi qualche mese dopo però siamo entrati nella pandemia del Covid e quindi ci siamo ritrovati chiusi dentro casa per 2 mesi. Quindi, come tutti abbiamo visto tutte le serie TV immaginabili, ho fatto anche per la prima volta lezione online di yoga, ma soprattutto abbiamo scoperto questa area naturale a 2 passi da casa, a 50 metri da casa, in cui non incontravamo nessuno, ma ci potevamo godere la natura e quindi siamo stati molto più privilegiati di tantissime altre persone. E è iniziata la nostra esperienza lungo il fiume e abbiamo cominciato a recarci tutti i giorni, anche più volte al giorno, sulle sponde di questo fiume che è un affluente dell'Arno e che si chiama Solano. Recandoci tutti i giorni abbiamo visto i cambiamenti che stavano avvenendo a livello stagionale, perché come tutti sanno il lockdown è iniziato a marzo 2019 e si è protratto fino a maggio, e quindi noi abbiamo visto il passaggio sul fiume dall'inverno alla primavera. La cosa bellissima è che uno dei primi giorni proprio di lockdown c'è stata una bellissima nevicata, l'acqua ha cambiato di colore ed è diventata di un azzurro intenso che i locali chiamano acqua di neve, e poi è cominciata ad arrivare la primavera ed io, siccome non ci avevo niente da fare fondamentalmente, mi ero appena comprato il drone il giorno prima che venisse indetto il lockdown, ho cominciato un piccolo progettino fotografico su questo fiume e adesso vi faccio vedere le foto.
Dopo aver visto questa bellissima, bravissimo, carrellata di foto e di filmati del Solano nel suo massimo splendore, io racconto un po' il mio punto di vista, perché ovviamente Libero, essendo appassionato di roba vegetale, la mette sempre al primo piano rispetto a qualsiasi altra cosa con quattro zampe. E invece io, in particolare, poi avendo fatto la tesi triennale sugli anfibi e su altre creature, insomma piccole creature, piccoli invertebrati del mondo dell'acqua dolce, mi piace molto andare a cercare le varie fasi dei cicli vitali di chi abita questi specchi d'acqua dolce, e in questo caso di un torrente. Quindi durante la quarantena, che Libero ha fatto vedere molte foto che derivano insomma da quel periodo, di per sé non c'era tantissimo, perché durante l'inverno si vedono pochi pesci o comunque inizio primavera come marzo-aprile, mentre è stato poi quando lui è tornato finalmente, è stata la libertà ed è tornato giù ai Castelli Romani, che ho iniziato a beccare le prime coppie di rospi, poi vedere molto spesso merli acquaioli o cose del genere, e a vivere quotidianamente, anche perché ero qui da sola, la vita del torrente. Ed è incredibile, perché appunto vedi ogni giorno, vedi il varie succedersi della vita di questi animali, quindi quando sbucano fuori le prime larve di tricotteri, per esempio, quando le prime coppie di rospi iniziano ad apparire e a deporre le uova, e da quando a quando le depongono, quindi anche l'ultima coppia che magari ha iniziato a deporre quando già sono nati i primi girini. Poi è bello vedere, per esempio, dopo ogni temporale i girini spostarsi spesso, quindi se per esempio all'inizio sono in una zona più alta, poi magari iniziano a scendere giù in zone più basse, quindi trovi tutti i girini raccolti in una zona. E poi vedere le varie fasi di metamorfosi, ci sono le ovature di cui i girini nascono prima e sviluppano prima le zampe, e piuttosto che gli ultimi girini che si sviluppano più tardi. E poi, sapendo quanto è difficile la loro vita, vedendola ogni giorno, vedendo anche poi che ci sono i predatori, i pesci, i ghiozzi, altre qualche trota, e poi vedi i primi rospetti iniziare a uscire dall'acqua e affrontare il mondo esterno, e quindi cercare anche di affrontare il parcheggio, dove io parcheggio la macchina, ogni volta ho paura di pestarli. Una volta, soltanto facendo un giretto qui attorno, dal parcheggio fino a casa, ne ho contati 70 di rospetti, quindi insomma parliamo di momenti di dispersione molto delicati, in cui pochissimi animali ce la fanno, e quindi si crea anche una sorta di apprensione, proprio perché si conosce magari per un breve tratto di torrente, però tutte le fatiche di quegli animali lì. E infatti, per esempio, qui è un ottimo posto per fare il bagno, anche noi l'abbiamo fatto un po' di volte, però per esempio mentre noi magari prestiamo attenzione, perché comunque a luglio ci sono ancora girini e quindi magari si sta attenti dove si mettono i piedi, si evita di fare i tuffi o cose del genere. Qui capita che arrivino magari gruppi grandi di persone, anche 30-40 ragazzi che fanno il bagno, fanno il picnic, e magari soprattutto a me veniva un po' di apprensione a pensare chissà quanti di loro si accorgeranno che in realtà è pieno, perché insomma ci sono dei momenti in cui è veramente pienissimo di avannotti anche a luglio e di girini, e proprio perché hai visto man mano il passaggio, l'hai vissuto, delle varie fasi di vita, provi una certa, come dire, preoccupazione, perché appunto ovviamente non stia, cioè noi per primi che abbiamo vissuto qua, non siamo contrari al fatto appunto di fare il bagno o di viversi i luoghi naturali, però nella consapevolezza che non tutti hanno quel grado di attenzione e di rispetto, c'hai anche appunto un po' di preoccupazione, e questo è un discorso che spesso si fa anche tra di noi su vari temi, su come gestire il turismo o altre cose. E appunto noi abbiamo antropizzato come esseri umani molte zone, quindi se uno volesse fare il bagno folle in acqua può farlo in tantissime piscine, in luoghi del genere, quindi ovviamente appunto il fatto che noi sosteniamo
il conoscere, il vivere certi territori non implica che ci auguriamo ogni volta che ci sia un maggiore grado di consapevolezza e di attenzione. Ecco. Altri episodi interessanti sono stati per esempio il fatto di trovare tracce o vedere animali più grandi approcciarsi al torrente. Proprio per questo, per esempio, appunto, abbiamo messo ovviamente una videotrappola e adesso vi facciamo vedere un po' delle cose che abbiamo filmato. Come al solito Arianna dimostra di essere quella brava della famiglia, ma io volevo aggiungere solo un'ultima cosa, e cioè quella che vivere in Appennino mi ha fatto crescere molto culturalmente e mi ha fatto conoscere un pezzo di Appennino che conoscevo molto poco, perché infatti io giravo molto per l'Appennino centrale, ma l'Appennino settentrionale non lo conoscevo per niente. E girando in questi borghi appenninici ho ritrovato quello che Guccini descrive nel suo libro Tra lume e oscuro, e cioè un abbandono che sta colpendo un po' tutti questi territori che vanno dell'intero Appennino da nord verso sud. E questo è dovuto a tutta una serie di fattori complessi che diciamo possiamo sintetizzare un po' nella migrazione delle persone verso la città, con ovviamente che soprattutto nel dopoguerra offriva delle condizioni di vita migliori, e anche e soprattutto un disinteresse della politica. Ma quello che ho notato in questo territorio è che invece molte persone sono rimaste e anche altre persone si sono aggiunte a vivere in questi luoghi, formando delle comunità molto coese. E poi quello che ci auguriamo è che la politica finalmente si renda conto che l'Appennino è un luogo da valorizzare, anche perché a livello territoriale rappresenta la maggior parte del nostro territorio, da valorizzare, cioè da portare più servizi possibili in modo che le persone abbiano gli stessi benefici della città. E dall'altra parte invece c'è anche un altro discorso, che molte persone vengono qui a farsi il weekend, a rilassarsi, ma non conoscono le persone che vivono in questo territorio e che magari conoscendole e interagendoci si potrebbero creare delle comunità ancora più coese e si potrebbero instaurare delle buone pratiche, come per esempio comprare dai pastori locali o lavorare di più con le cooperative locali che fanno un turismo sostenibile, che possono portare un beneficio e possono far rimanere ancora di più le persone a vivere questi territori, perché poi i territori si mantengono e la natura si presidia solo se poi qualcuno ci vive, e questo fornisce un grande scambio culturale tra chi vive questi territori e chi viene dalla città. Avvenendo questo scambio culturale si cresce anche molto da entrambe le parti culturalmente e si capiscono anche le ragioni dell'uno e dell'altro. Dopo questo video vi farò vedere questo territorio del Casentino e pubblicherò molti video sul Parco delle Foreste Casentinesi, ma anche sul bellissimo Prato Magno. Vi dico sempre le solite cose che si dicono a fine del video, cioè di mettere un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al canale e soprattutto di far conoscere questo canale ad altre persone se volete sostenere il mio lavoro. E a questo punto noi ci vediamo al prossimo video.